Buongiorno, sono Sofia Baggini, dirigente dell'area ricerca e terza missione. È un piacere per me essere qui ad illustrare la struttura del programma Next Generation EU e l'architettura del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR è la risposta dell'Italia all'emergenza globale Covid-19 ed agli ostacoli che hanno impedito lo sviluppo e la crescita del sistema economico, sociale ed ambientale. È un programma inedito per portata ed ambizioni, anche e soprattutto per il sistema universitario. L'impatto dal punto di vista accademico e con la componente, la comunità scientifica del nostro Ateneo è stato particolarmente rilevante ed ha visto la partecipazione e la collaborazione, l'impegno di ricercatori appartenenti a dipartimenti e strutture diverse per la realizzazione di progetti multidisciplinari. Questa sinergia ha rappresentato un successo per l'Ateneo e difatti abbiamo avuto l'approvazione su vari progetti che riguardano differenti tematiche ed il coinvolgimento dei ricercatori è stato pari a circa 200 appartenenti per l'appunto a dipartimenti diversi. Ulteriori 60 ricercatori e ricercatrici verranno reclutati grazie ai finanziamenti acquisiti per la partecipazione ai progetti del PNRR. Per quanto riguarda i contenuti del corso, ci sarà innanzitutto una analisi di quella che è la struttura, i contenuti della missione 4, che è dedicata alla istruzione e alla ricerca, articolata nelle due componenti 1 e 2. E poi ci sarà una analisi e una focus su quella che è la struttura hub spoke dei progetti e una attenzione particolare sarà dedicata alle regole di rendicontazione e al management dei progetti. Infine verrà altresì trattato l'approccio strategico ed organizzativo che il nostro Ateneo ha adottato per la partecipazione ai progetti. Dopo questa sintesi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon corso.